Ciao a tutti e benvenuti al Pulpane Web, una variante, come ho detto, ad una puntata che trova la differenza in un ripresa e momento attraverso la webcam. È molto difficile causa coronavirus. Oggi ho il piacere di avere con me Paolo Petruccioli. Eccomi! Ciao! Ciao, bello, come stai? Tutto quanto, bello, bello, bello. Oh, ragazzo bello, io mica scherzo, sai qua, c'ho... Ma non mi vedi? Sì, mi vedi. La luce com'è? Buona la luce? Bene. Io... Scusa, io sono ad Antigue. Ad Antigua nei Caraibi, mi dispiace, un collocamento un po' difficile, dobbiamo dire, cioè, è vero, hai ragione, però valeva la pena, valeva la pena. Io so che in Italia sta succedendo un terribile disastro, non si può uscire. Mondo. La fine del mondo, porca mia, allora ho fatto bene a rimanere qua nei Caraibi, vero? Poi iniziamo sapendo... Quando sei nato, il giorno, dove vivi e cosa fanno la vita? Allora, sono nato, sono noto veramente, noto, molto noto, soltanto nel mio quartiere, mi conoscono tre persone, poi sono quel sapere dove vivo? Vivo alla... ti dico la verità perché è giusto che te la dica... Vivo nel, come si chiama, ce lo sai adesso, dove, la casa di reclusione di Spoleto. Nel mondo? No, no, che mondo, casa di reclusione di Spoleto, sono recluso da quando è? 15-20 giorni, io non sto agli arresti, purtroppo non domiciliari, è un problema. Adesso forse mi rilasciano, non lo so, ma forse mi rilascerà. Allora, come invincibile, è bello sentirsi sempre così? Certamente, anzi questa è la nostra, è la tua forza, di stare insieme, di guardare, di parlare, di... È bellissimo comunicare, una volta di più, anche se oggi mi piacerebbe uscire, dare la mano, abbracciare, stringerci forte, non si può, dicono che non si può, capisci? Allora è meglio stare nei Caraibi, ad Antigua. Chi si ferma nella vita è perduto? Ho fatto se ho perduto? Non gioco mai io, veramente, che cavolo. Chi si ferma nella vita è perduto? Sicuro! Il desiderio. Bisogna ballare anche! Sempre. Chi non gioca si annoia. Born to be alive. E vai. Il desiderio più semplice è nella nostalgia. Condividi. Non lo so. Se devo condividere, io vorrei condividere con te il mio, come si dice quando vai, il mio blocchetto degli assegni, il mio conto corrente, mi piacerebbe condividerlo, fare una firma congiunta. Niente. Ti piace sempre scrivere la tua vita?
mi fai delle domande, questa è una domanda esistenziale difficilissima, non so rispondere, porca miseria. Che devo dire? Lo sai che ho fatto una poesia recentemente alla mia fidanzata? Me la dici? Certo, ma io non te la dico tutta perché è un po' lunga, ti dico la finale. Ok. Va bene. Sì, regina delle grazie, tu sarai così dopo l'estremunzione. Quando sarai andata fra le ossa, e qui è romantico, a marcire sotto un'abbondanza d'erba e di fioriture. Tu immagina questa scena bucolica. Allora, mia bella, hai vermi che ti mangeranno di baci, di loro che io e non te lo dimenticare, custodisco la forma e l'essenza divina dei miei decomposti amori. Mi piace? Quanto sapere, è una poesia importante, ci ho messo tutta la mia vita per scriverla. E tu ridi, ma non devi ridere, questi sono problemi, sono pensieri serissimi. No, veramente, ho rubato un pezzo di una famosa poesia che si chiamava La Carogna a Baudelaire, e poi l'ho arrangiata un po'. Però è bella, mi piace. Io credo che questa sia una delle più belle poesie d'amore che tu puoi fare a un innamorato. Questo sta bene il nome di questa persona, solo il nome. Il nome di questa persona? Sì. Non sai che se te lo dico poi diventa un problema, perché se io ti dicessi per esempio che si chiama Rita, tu che dici? Non conosco. Ride, io non lo so, mica andiamo avanti così, uno ride, non si può ridere. Comunque io ti devo dire una cosa, ti devo fare una confessione, scusami. Dimmi. Se mi faccio una domanda e mi do una risposta come Barzullo, che io amo chi sa sorridere nonostante tutto, e qui va bene ricordare la capacità di chi affronta la fatica, e qui in questo momento lo sai, ci sono tanta gente, carabinieri, così, finanzieri, tutti quanti, i ferrovieri non si può, no, perché quelli non viaggiano, e mentre gli infermieri, i dottori che stanno facendo una fatica pazzesca, e ogni giorno. Sei stato DJ. Un DJ scrive la serata con la musica? Certamente, senti questa. Te la ricordi questa? Adesso non posso fare le mosse perché devo tenere in mano sto cacchio di tablet, no? Un figlio scrive la propria vita. Un figlio? Fare un figlio. Io sono qua un vecchio antico fanciullo, d'accordo? Che però che sto danzando sull'abisso, che posso pensare di fare un figlio? Un figlio adesso? Non lo so, Giacomo, non lo so veramente. Però, scusa, stavi dicendo qualcosa? Quanti figli hai? Questa è una domanda difficile. Ufficiali due. Non ufficiali, devo dire, non lo so. Può darsi che ce ne siano tanti in giro per il mondo, non lo so. A essere sincero, due sicuro. Uno si chiama Nino e l'altro si chiama Jane. Veramente Jane prima e Nino dopo, però. Ok. Ma tu sei delle finanze, mi stai facendo un'interrogazione. Vuoi sapere il mio 740? Tranquillo. Ah, 740? Ho denunciato
l'ultima dichiarazione che ho fatto dei redditi è di 7.850 miliardi di euro. E basta. Sono ricco, sono molto ricco. Infatti, come Berlusconi ha donato 10 milioni alla Lombardia perché i problemi che c'ho, io ho donato 70 miliardi all'Umbria, anzi a Foligno, per i folignati. Tra poco sarete inondati di soldi, vi verrà un aereo che vi butterà un sacco di soldi dal cielo. Io, poi ognuno di voi le prende quello che è buono e quello che riesce a prendere, è normale. Parlando di figli, ti piace trasmettere nozioni al prossimo? No, perché sono di un'ignoranza paurosa e quindi non trasmetto, mi piace che qualcuno mi trasmetta qualche cosa a me, che trasmettere io, non sarei capace onestamente. La memoria nella vita è ricchezza. Lo dici a me che io non ce ne... ho perso la memoria, io ho perso, io certe volte non mi ricordo neanche come mi chiamo, certe volte faccio fatica pure a dire a una persona quello che gli avevo detto 5 secondi prima. E lo sai che io sono un diversamente, ricordatelo, tu non fare lo spiritoso con me, io sono diversamente, come diversamente sono, io sì. Poi mi comporto e la gente mi deve capire. Siamo nella siamo nella stessa barca. Però tu sei. Tu hai, lo sai cos'è? Che la tua barca è più grande della mia, porca miseria. E io sono andato lì a Genova a ordinarne un'altra, ma purtroppo, siccome stanno facendo il ponte, sono tutti quanti concentrati sul ponte che devono fare, adesso la barca me la daranno il prossimo anno. Ti chiedo quanto è triste non poter stringere una mano al prossimo. Beh, onestamente io non ho mai stretto le mani, di solito io amo più che altro abbracciare la gente più che dargli la mano. Trovo che questa sia una cosa bellissima, molto formale, però per cui in questo momento non ho tanta nostalgia della stretta di mano, invece mi piacerebbe tanto poter abbracciare le persone e come fai tu, perché tu poi alla fine, una volta che ho visto la tua puntata credo la 495esima, adesso non mi ricordo, le tue puntate, e ho visto che hai invitato tutti ad abbracciarsi, e questo l'ho trovato molto, ma molto bello, è molto commovente, molto commovente. Grazie molto. Ti faccio una domanda, in qualche modo forte, la vita è ingiusta? La vita è? Ingiusta. Ingiusta? Sì. No, la vita, in fondo, è la vita, quello che c'hai, tu è come... È un menù che tu ogni giorno sfogli e ti prendi quello che puoi. Certo, mi piacerebbe prendere quello che mi piace a me, ma non si può, molte volte, anzi delle volte non si può, e allora ti accontenti di mangiare le spaghetti col burro e parmigiano, che non è male, non è male, spaghetti con il parmigiano. Senti, vuoi vedere una cosa, una sorpresa? Vuoi vedere il corsaro, il pirata e il l'uomo affascinante, l'uomo che meraviglioso che tutte le donne amano? Vuoi che io ti faccia un esempio? Devi solo aspettare una... Prima di tutto, tu lo sai che in questo momento mancano le mascherine, o le maschere, perché dicono non si trovano e diventa un problema.
ma oltretutto è difficile anche uscire adesso, perché l'ultima ordinanza del sindaco è stata ancora molto più restrittiva di delle altre volte, quindi non si può girare nei parchi, nelle cose, nelle isole pedonali, eccetera. Io mi sono fatto una maschera mia. Tipo... E adesso un attimo te la faccio vedere, aspetta un attimo. Veloce, veloce, non ti preoccupare, arrivo. Eccolo qua. Oh, yeah. Sono un pirata. Ah, beh. Io sono il pirata. Io giro così, non mi ferma nessuno sicuramente. Certo. Mi lasciano passare, Allora, certo. Ti piace la mia maschera per girare a Foligno? È bellissima. Sì, mamma mia, il corsaro d'oro, il corsaro d'oro, però non mi piace, mi sono dimenticato la dentiera, questi denti non mi piacciono onestamente. Paolo, siamo arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla fine, d'accordo, infatti per questo ho messo la maschera, così ti sei spaventato e hai chiuso, e chiudi l'intervista. Guai, riguardo il mio sito che è www.depolparne.com. Grazie Paolo. Va bene, ti posso ricordare il mio sito? Vai. Se potessi e ci fossi tu sarebbe molto meglio. Aprite le finestre al nuovo sole, primavera, svegliatevi bambini. Come posso dire? Ti posso salutare come un vecchio antico può salutare un uomo bello affascinante come te. Ciao bello, ciao Giacomo dei Mamma. Il più grande uomo che esista sulla terra, sull'acqua e sul cielo. Paolo, ti voglio bene. No! Non lo dire così, no. Dimmi che mi odi, che mi piace di più. Un certo più importante. Odiami, buona forza. Paolo, non ti odio. Ti posso rimanere. Buona vita, papà. Anche a te, caro. Ciao. Ciao.